Nel 1525 il marchese di Mantova, Federico II Gonzaga, affidò a Giulio Romano, uno dei migliori allievi di Raffaello, che senz'altro avete già sentito nominare, la realizzazione di una villa suburbana sull'isola del Teieto, da cui il nome appunto Palazzo Te. Il complesso fu progettato al di sopra appunto di un'isola che sorgeva in uno dei laghi oggi parzialmente interrati che all'epoca circondavano la città di Mantova e in cui Federico Gonzaga, appassionato di cavalli di razza, aveva già sistemato le sue celebri scuderie che saranno integrate poi nel grandioso progetto dell'artista. Vi faccio vedere oggi com'è Mantova, quindi qua c'è tutta una stata una bonifica. Rispetto ai vari laghi e il Palazzo Te oggi si trova in questa posizione, mentre originariamente, ve lo faccio rivedere, probabilmente immagino sia questo, si trovava praticamente attorniato dalle acque. Allora, dicevamo, nasce come dimora di campagna in qualche modo, che doveva evocare dunque le domus romane, guardate in particolare le forme. Il complesso divenne però nel tempo una vera e propria sede di rappresentanza di corte, non solo teatro di feste e ricevimenti, ma anche sfondo di incontri politici ufficiali. Osserviamo la pianta. Gli ambienti residenziali, distribuiti su un livello più un mezzanino, si sviluppano attorno a un cortile. Forse è meglio se ve lo faccio vedere da qua. Sì. Ok, si sviluppano, dicevo, attorno ad un cortile d'onore di forma quadrangolare, al di là del quale, oltrepassando una loggia, si apre il giardino, chiuso da una, sulla destra da un basso edificio destinato appunto alle scuderie e definito invece sul fondo da un'ampia esedra semicircolare, di cui non si è certi, fosse appunto nel progetto originario di Giulio Romano. Andiamo a vederlo esternamente, quindi ora vi farò vedere delle immagini della facciata principale in particolare. Allora, esternamente dicevamo, la facciata ricorda quella di un palazzo cittadino rinascimentale. È presente in particolare un finto bugnato, perché dico finto? Perché si tratta di stucco, quindi di stucco che simula dei conci di pietra. Questo bugnato è intervallato da una serie di paraste. Le vediamo qua di ordine tuscanico e in ordine anche gigante, che sospese su un alto zoccolo sorreggono una trabeazione dorica con fregio, quindi ve lo ricordate, a metope e triglifi che si alternano. Tra le lesene si aprono poi ampi finestroni architravati. Vi faccio notare appunto il piano, quello reale e quello poi del mezzanino, che in qualche modo vengono incorniciati, no, questi minestroni da un bugnato rustico che va come a sporgere verso l'esterno. Giulio Romano si diverte a inserire, lo vedremo dopo nel dettaglio, una serie di impercettibili variazioni, qua vi faccio vedere un'altra immagine, che denunciano in qualche modo il suo desiderio di infrangere le regole dell'architettura classica. Osserviamo per esempio la facciata verso il giardino, che si presenta come una loggia, ve l'avevo già anticipato, articolata in una serie di serliane. Che cosa sono le serliane? Sono tre aperture, di cui solo quella centrale è ad arco, quindi è un ritmo che si sussegue in una serie di trabeazione. Arco, trabeazione e via dicendo. Non guardate il timpano perché non è originale, ma è stato aggiunto successivamente. Questa serie di serliane, questa loggia, si va ad diciamo affacciare su queste due ampie vasche ad acqua. Dovrei avere un'immagine anche qua dell'altro lato, che sono attraversate da questa sorta di ponticello ad arcate. Come vi dicevo, diversi sono i motivi eccentrici che rompono le regole dell'architettura classica, reinterpretata da Giulio Romano mediante l'applicazione del principio della varietas, cioè della varietà all'interno di un'omogeneità, non senza, dobbiamo aggiungere, un pizzico di ironia. Vi faccio vedere alcuni dettagli.
Le facciate, ad esempio, questa è un'immagine della loggia vista dall'interno, dal passaggio. Dicevo, le facciate si presentano tutte come diverse l'una dall'altra, quindi sintomo in qualche modo di uno squilibrio anticlassico, come anche dobbiamo aggiungere la compresenza di bugnato liscio e rustico messi insieme in qualche modo. Oltre a questo, alcune colonne, altro esempio. Eccole qua, quelle proprio del vestibolo d'ingresso, risultano con dei fusti in maniera bizzarramente non sgrezzata, no? Quindi contrapposti a delle basi invece e capitelli anche rifiniti, non solo le colonne, ma vediamo anche qua queste paraste a parete. Poi altri esempi di questa bizzarria, di questa fantasia sono qua, li vediamo già qua, questa serie di triglifi che sembrano quasi scivolare verso il basso, spezzando l'architrave, introducendo quindi un elemento di instabilità all'insieme architettonico. Ora facciamo una carrellata un po' all'interno, perché Giulio Romano non si occuperà solamente della progettazione architettonica, ma anche della decorazione, ovviamente con una serie di aiuti, di allievi dell'interno del palazzo. E vediamo ad esempio. Ecco, questa è un'altra immagine che mi sono persa prima. Vedete anche esternamente abbiamo delle facciate diverse, quindi questa varietas, no? Come dicevamo prima. Vediamo alcune decorazioni come la scala dei cavalli in cui sono rappresentati alcuni in puro sangue con tanto di nome addirittura scritto sotto che facevano parte appunto della preziosa collezione che aveva il nostro Gonzaga. La sala poi di Amore Psiche, dedicata ai banchetti e ai ricevimenti, tutta affrescata con scene tratte da Apuleio. E infine vorrei soffermarmi sulla sala dei giganti, realizzata da Giulio Romano e i suoi aiuti tra il 1531 e il 1534. Allora, il tema iconografico è quello della gigantomachia, lo conoscete, ispirato alle Metamorfosi, in cui Ovidio narra di un assalto scongiurato dall'intervento, eccolo qua, di Giove e di Giunone, da parte dei giganti al Monte Olimpo, quindi nel tentativo proprio di scalare il Monte Olimpo da parte dei giganti. Si tratta forse di un omaggio da parte di Federico II all'imperatore Carlo V, il quale nel 1530, quindi l'anno precedente, all'inizio di questa decorazione, lo aveva insignito del titolo ducale. Che cosa fa Giulio Romano nella Sala dei Giganti? Giulio Romano crea uno straordinario capolavoro di potenza illusionistica come mai si era visto prima nella storia dell'arte. Gli affreschi si stendono uniformemente su tutte le pareti, compresi gli zoccoli e le aperture praticamente. E il soffitto della sala addirittura viene praticamente arrotondato negli angoli, vedete, per accentuarne quindi il senso di avvolgenza. Quindi Giulio Romano va a eliminare di fatto ogni distinzione tra pareti e soffitto. E addirittura il pavimento, che oggi non è più quello originale, contribuiva in questo senso di straniante finzione, poiché era leggermente concavo verso il centro e realizzato in grandi ciottoli di fiume. Chiaramente ci troviamo in un teatro dove c'è una narrazione continua che va a distruggere letteralmente la percezione di queste pareti, dando a noi spettatori la sensazione di essere proiettati all'interno del mito e in questo spaventoso tumulto. Paesaggio e architettura, lo vedete, rovinano sui giganti, oppressi dalle nuvole su cui stanno gli dèi, torniamo a vederle. E schiacciati praticamente tra i massi, tra le colonne spezzate, tra gli architravi rotti. Andiamo a vedere in particolare, trovo la parete, non la trovo, eccola qua. Tra gli architravi rotti, no? Dicevamo, le colonne spezzate, e, ammassati l'uno sull'altro con questi volti, guardateli, stravolti, grotteschi, i loro corpi sproporzionatamente grandi e caricaturali.
come se fossero in questo momento sorpresi da una frana provocata dall'ira di Giove, che è rappresentato, l'abbiamo visto, poco più in alto insieme ad altre divinità, in una spirale di nuvole che va a culminare in un oculo, lo vediamo meglio qua, chiuso da una cupola cassettonata e sostenuta da un improbabile loggiato, lo vedete qui, anulare che poggia su una balaustra. Si tratta di un evidente paradosso architettonico che, se volete, strizza anche l'occhiolino alle licenze manieriste che abbiamo visto nell'architettura di Palazzo Te. La sensazione complessiva è quella che i giganti, quindi attirati da una misteriosa forza centripeta, crollino verso lo spettatore, rovinando quindi verso il centro della sala.